La giornata in Molise del Premier Giuseppe Conte è iniziata all'interno dell'Auditorium Unità d'Italia di Isernia, dove ad attendere il Presidente del Consiglio vi erano circa 700 studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole superiori della provincia. Fuori dalla struttura di Corso Risorgimento, numerosi isernini che hanno accolto Conte con applausi e cori di incoraggiamento. Il Premier, nonostante un notevole ritardo sulla tabella di marcia, si è avvicinato alle transenne per salutare gli isernini, dimostrando grande disponibilità nei confronti dei cittadini. Poi l'incontro con la stampa, alla quale Conte ha affidato un brevissimo messaggio. Gli studenti stanno aspettando. Ho avuto un ritardo perché abbiamo fatto la riunione con Gualtieri, stiamo mettendo a punto le ultime misure, affinando gli ultimi dettagli. Quindi abbiate pazienza, siamo qui per il CIS, portiamo un grande progetto, 150 progetti saranno finanziati, rilanceremo questo territorio. Un messaggio per gli studenti, una parola per gli studenti. Adesso lo porto dentro, il messaggio agli studenti che ci aspettano. Il Sud deve ripartire da loro, con loro. Dopo. Gli studenti sono tanto... Conte ha poi raggiunto la cooperativa LAI per un incontro riservato. Dopo il pranzo con i soci del centro, con menù a base di prodotti tipici, Conte è ripartito alla volta di Campobasso per firmare il contratto istituzionale di sviluppo in prefettura. L'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, ha espresso soddisfazione per la risposta del Molise rispetto alla proposta del governo centrale. La risposta delle comunità del Molise è stata straordinaria. Oggi il Presidente del Consiglio avvierà i primi 153 interventi che utilizzeranno i 220 milioni che qualche mese fa il CIPE ha stanziato e che inizieranno a essere realizzati subito. Confidiamo nel futuro prossimo di poter aggiungere un altro gruppo di interventi realizzabili e confidiamo soprattutto di tenere gli stessi tempi nella realizzazione che siamo stati capaci di gestire nella fase di preparazione del contratto istituzionale che oggi viene firmato. Quali i riverberi anche sotto il profilo occupazionale per questo territorio? Il Molise ha bisogno, come è chiaro a tutti, di un piano straordinario di sviluppo. Il contratto istituzionale ha questa finalità. Se lo sviluppo non passa anche per nuova, buona e stabile occupazione, è uno sviluppo monco, è uno sviluppo zoppo. E quindi il principale obiettivo nell'attivazione di questi interventi è avere cura dell'incremento dell'occupazione, soprattutto giovanile, che in questa regione serve. Ci sarà anche una seconda fase per gli scontenti? Ma guardate, il Sud è un posto in cui a furia di essere scontenti non si fa nulla da qualche decennio. Oggi noi siamo contenti perché 153 interventi in pochi mesi sono stati pensati dagli amministratori del Molise e possono iniziare. Piano piano riusciremo a realizzarne anche degli altri, però intanto prendiamo atto di una cosa bella e in qualche misura straordinaria.